Metti il turbo al tuo sito. Oggi vediamo insieme come ottenere un'ottima posizione nei risultati di ricerca grazie alla SEO di Wix. Prima però, sigla. Ciao e bentornato sul mio canale. Il tutorial di oggi è su un argomento molto importante per ogni progetto, ovvero ottimizzare le pagine di un sito per i motori di ricerca. Questo processo ti permetterà di migliorare la posizione e scalare la classifica, anche perché ti assicuro che ancora oggi non tutti lo fanno. Per far sì che questo accada e quindi apparire in alto, bisogna creare un piano SEO e poi applicare alcune regole, tra cui quella più importante, la scelta e l'utilizzo delle parole chiave che identificano la tua attività, che poi saranno anche quelle che i tuoi possibili clienti utilizzeranno su Google per cercare il servizio, il prodotto che offri tu stesso. Ti assicuro che è molto più semplice di quello che può sembrare, quindi per dimostrartelo inizierò subito con il tutorial. Il sito che andrò a ottimizzare in questo video sarà proprio il mio. L'ho aggiornato, ho modificato le pagine e secondo me migliorando anche l'aspetto estetico. Se ti va, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se ti piace. Dal pannello di controllo del tuo sito noterai che tra i suggerimenti ti indicherà di farti trovare su Google, proprio qui sotto. Clicca su Inizia. Questo invece è il pannello di controllo della SEO di Wix. Per iniziare a creare il nostro piano possiamo cliccare su Inizia ora. Qui ci suggerisce di cambiare il nome del tuo business o del tuo sito. A me suggerisce Guido Turano, io vado ad aggiungere a fianco Web Designer. E poi clicco su Inizia ora. Qui mi chiede se ho una sede fisica, io no, offro solo un servizio online, quindi clicco su No e poi vado su Avanti. E infine mi chiede di aggiungere tre frasi chiave che descrivono la mia attività. Io mi occupo di realizzazione siti web, quindi come prima cosa vado a inserire web designer. Poi inserisco realizzazione siti web. E infine esperto di Wix. E poi clicco su Crea un piano SEO. Ed ecco che Wix mi dà il benvenuto all'interno del mio piano SEO. Come vedi in alto sono segnate le tre frasi chiave che io ho inserito per identificare la mia attività e poi scorrendo troviamo tutta una serie di passaggi da effettuare per migliorare la SEO delle mie pagine. Anche se la prima suggerita qua in alto è connettere il sito a Google. In questo momento non è possibile farlo perché non ho completato le azioni necessarie per sbloccarla, ma ti anticipo già che il prossimo video sarà il continuo di questo. Ti farò vedere infatti come connettere il tuo sito a Google, il passaggio finale. Quindi resta fino alla fine per vedere come sbloccare questo passaggio. Allora, vediamo insieme il primo step. Ci chiede di aggiornare il titolo della home page sui motori di ricerca. Se clicco su Vai, mi dà un piccolo consiglio. In questo momento il titolo è Home Guido Turano. Mi consiglia, dopo aver inserito le mie frasi chiave, di inserire Web Designer Guido Turano Web Designer. Se reputi corretto questo suggerimento, puoi cliccare su Copia e poi andare a modificare appunto il titolo della home cliccando su Vai all'editor, altrimenti puoi andare a inserire qualsiasi titolo. L'importante è che al suo interno ci sia almeno una delle tre frasi chiave che hai inserito. Io non voglio inserire Web Designer Guido Turano Web Designer perché è un po' ripetitivo, quindi clicco sempre su Vai all'editor. Automaticamente vieni indirizzato nelle impostazioni della pagina home nella sezione SEO base. Come vedi in questo momento l'anteprima su Google sarebbe Home Guido Turano e solo il mio URL, il mio dominio www.guidoturano.it. Qui sotto invece posso cambiare e modificare il titolo dei risultati di ricerca. Cliccando modifico e inserisco realizzazioni siti web, aggiungo una barra Guido Turano Web Designer. Per confermare questa modifica devi chiudere il pannello di controllo, cliccare su salva, fare su fatto, spostarti di nuovo sul pannello del Wix SEO e cliccare aggiorna. Come vedi il colore è cambiato, non è più segnato in rosso ma in verde perché ci indica che il titolo che ho aggiornato della home page è corretto. Va bene, perché? Perché ho inserito addirittura due delle parole chiave che avevo selezionato. Ora ci spostiamo sul secondo passaggio, cambia la descrizione SEO della home page. Anche qui ci dà dei suggerimenti, come vedi soprattutto includere almeno una delle tue parole chiave e passando il mouse mi ricorda quali ho scelto. Includi il nome del tuo business o sito all'interno della descrizione, poi deve contenere almeno dai 50 ai 300 caratteri. Clicco su vai all'editor, mi rimanda di nuovo nell'impostazione della home.
Scorrendo fino in fondo posso trovare lo spazio dedicato alla descrizione. Clicco e io avevo già preparato un testo in cui spiego di cosa mi occupo, inserendo anche le parole chiave. Vado a incollarlo e poi, come fatto in precedenza, chiudo il pannello di controllo, clicco su salva, fatto, mi sposto di nuovo sul Wix SEO e faccio aggiorna. Ok, ho modificato e aggiornato correttamente la meta descrizione della home page e quindi è pronta per i risultati di ricerca. Il terzo step mi indica di ottimizzare il testo dell'intera home page, quindi non solo la meta descrizione, quella che poi aprirà su Google. E come vedi è già segnata in positivo. Questo perché quando ho scritto i testi per questa pagina avevo già incluso le parole chiave e anche il nome del sito al suo interno. E inoltre è molto importante scrivere un contenuto di qualità in cui spieghi quello che fai, come lo fai, dove, quando. Per capirci, non migliorerai mai la tua posizione nei risultati di ricerca se la descrizione si racchiude in tre sole righe. Deve essere ricco di argomenti, includere le informazioni più importanti ed essere abbastanza strutturato. Le altre voci sono tutte positive: la home page è visibile nei risultati di ricerca, il sito è mobile friendly, vuol dire che è ottimizzato per i dispositivi mobili e soprattutto è connesso a un tuo dominio personale. Per connettere il sito a Google devi per forza acquistare un pacchetto premium e quindi connettere il tuo dominio personale al sito. Quindi con la versione gratuita non potrai fare questa operazione. I passaggi che sono compresi dal titolo della home page fino al collegamento del dominio sono quelli fondamentali per sbloccare la funzione di connettere il sito a Google. Prima però di effettuare questa operazione ti consiglio di continuare a ottimizzare le pagine del tuo sito seguendo appunto i consigli che ti fornisce Wix, ma anche quelli che ti ho dato io. Ok, per aiutarti ancora di più ho deciso di riassumere le cose fondamentali da applicare per migliorare la posizione nei risultati di ricerca del tuo sito. Prima cosa, scegli le parole chiave che identificano la tua attività. Facciamo finta che io sia il proprietario di una palestra con sede a Milano e che offri dei corsi di box. In questo caso le parole chiave di questa pagina potrebbero essere corsi di box a Milano, nome della palestra corsi di box e poi semplicemente il nome della palestra. Includi le parole chiave, il nome del tuo sito e della tua attività all'interno della descrizione di questa pagina e soprattutto scrivi un contenuto strutturato, originale e di qualità. Argomenta il tutto per bene e inserisci le informazioni più importanti. Quindi, ritornando sempre all'esempio dei corsi di box, la sua pagina, quella dedicata al corso, che sarà diversa dalla home page, dovrà spiegare di cosa si tratta, perché stai facendo questo corso, dove viene fatto, quando, eccetera, eccetera, eccetera. Se ci sono anche delle testimonianze di persone che lo hanno già svolto, inserirle per appunto argomentare ancora di più. Questo video termina qui, ti ho fatto vedere come ottimizzare ogni pagina del tuo sito grazie a Wix SEO e inoltre ti ho fornito dei consigli per migliorare la descrizione di ogni tua pagina. Una procedura questa che ti assicuro che ancora oggi non tutti fanno e io ho deciso di mostrartela gratuitamente. Ovviamente lascia un like se questo video ti è piaciuto, ci vuole veramente un secondo. Per me è molto importante per crescere e poi mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessun tutorial su come utilizzare Wix come un professionista. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!